Ciao Riccardo, benvenuto al Tennis Sondrio. Mi diresti qualcosa dei tuoi prossimi tornei? E niente, dopo questo torneo giocherò a Rovereto e Trento, poi mi sposterò in Sardegna per giocare altri 2-3 Futures e poi vedrò per gli altri tornei. E come ti sei trovato qui a Sondrio? Qua molto bene, mi sto trovando molto bene, l'organizzazione è molto buona, poi c'è il mio amico e compagno di allenamento Marco che fa il direttore, quindi sono stato accolto molto bene. Ciao ragazzi, benvenuti al Tennis Sondrio. Mi direste qualcosa della vostra carriera? Bene, bene, bene. Ma io inizio a giocare da piccolo, all'età di 6-7 anni e diciamo ho intrapreso questa strada che diciamo cerco di andare avanti viaggiando e giocando tornei così tutte le settimane. Anch'io ho iniziato da piccolo, fino all'età di 7 anni. E fino a 13-14 anni era un divertimento, poi ho deciso di intraprendere come diciamo professione. Adesso cerco di continuare per scendere diciamo, in classifica e fare molto bene, spero. E quali sono i vostri prossimi impegni? Intanto giocherò questo Sondrio, spero di andare più avanti possibile, poi andrò a Rovereto e poi giocherò in casa a Palermo. Io dopo questo non so se giocare Trento, vediamo, sicuramente giocherò a Palermo e poi andrò in Sardegna e poi ancora non abbiamo deciso col maestro, probabilmente all'estero da qualche parte. E vi siete trovati bene a Sondrio? Sì, è un bel posto, abbastanza freddo. Diciamo non siamo abituati, no, però diciamo un bel torneo. Diciamo sicuramente da rigiocare il prossimo anno perché è organizzato bene, tutti ospitali. Devo dire sì, che è organizzato appunto bene, mi sto trovando bene in questa superficie anche perché non sono abituato a giocare in questi campi, devo dire che come prima esperienza è andata anche bene oggi, non era un match facile e oggi è andata bene.